Buon pomeriggio di nuovo insieme per il Festival del Futuro qui al Teatro Ristori in questa prima giornata di questa quinta edizione, una prima giornata che ha ancora molto da dire. Eh, in particolare eh, il prossimo intervento verterà su parole chiave degli orizzonti che stiamo esplorando, parliamo di ecosistema, parliamo di futuro, parliamo di Italia e a parlarcene sarà il professore ordinario dell'Università di Roma, Tor Vergata, direttore scientifico dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, Enrico Giovannini. Allora. È tutto il giorno, ma lo facciamo con piacere e con cognizione di causa che le parole chiave sono costruzione, futuro, possibilità. Sogni, scenari, potenzialità, è questo quello che ci aspetta. È un bell'impegno, però allo stesso tempo è una bella possibilità da, da esplorare. Beh, non è detto che ci aspetti questo, se noi non investiamo in questa direzione, non ci spetterà, sarà qualcun altro che farà tutto questo e a noi resterà soltanto da adattarci a quello che qualcun altro avrà scelto oppure scegliamo di crearcelo noi il futuro e dunque creare un ecosistema futuro per l'Italia. Come si fa? Adesso lei ce lo spiegherà <ride> io, mi metto tra il pubblico ad assistere curioso e convinto di scoprire un percorso che sarà dinamico e attivo e non passivo, non resistente al futuro che ci aspetta. Grazie. Buonasera, buonasera a tutte e a tutti. È un grande piacere essere di nuovo qui a questo Festival del Futuro. Insieme a Enrico Sassun, che ha iniziato questo festival, non è qui in questi giorni, sono un paio d'anni che ragioniamo su questa idea di un ecosistema futuro. Ma prima di provare a spiegarvi di cosa sto parlando, vi porto indietro al 1500, quando un grande italiano, Guicciardini, usa un motto. Franza o Spagna, purché se magna. Cioè, ma che ne sappiamo noi, chi comanderà? La Francia, la Spagna? La cosa importante è che noi abbiamo da mangiare. Questa frase si è profondamente inserita nel DNA degli italiani. Dunque, noi siamo bravissimi a adattarci. Siamo bravissimi a stare con gli uni, con gli altri, anche durante le guerre, un paio di volte con l'uno o con l'altro. Eh, ma se ci chiedete di essere noi a pensare al futuro, eh no, un attimino, troppo complicato, troppo difficile. Ma che ne sappiamo noi? Vi porto all'Ottocento, a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, quando Cesare Pascarella un poeta italiano, romano, scrive La scoperta dell'America, in cui racconta in un poema molto divertente la storia di Cristoforo Colombo, il quale a un certo punto eh, cerca un finanziatore per la propria spedizione e quindi, dice Pascarella, va dal re di Spagna portoghese e quello che fa lo manda dai suoi esperti. E dice Pascarella, e più quello s'affannava a scoprirla l'America, più quegli altri la ricoprivano. Cioè la fatica di vendere un progetto. Vendere un progetto a chi naturalmente non pensava che esistesse un altro continente, anzi in realtà non lo sapeva neanche Colombo, pensava di arrivare alle Indie passando dall'altra parte. Ma insomma provavano ogni volta a trovare le difficoltà a fermare questa innovazione. Ed è l'esperienza che tantissimi nostri giovani, eh, ragazze e ragazzi, incontrano quando hanno una brillante idea e vanno da qualcuno che tipicamente è un uomo ultra-cinquantenne, quelli che hanno il potere, e cominciano a dire no, ma questo, ma... Sei un visionario, sei un utopista, ma che vuoi fare? Non è mai stato fatto, quindi perché proprio tu adesso devi trovare una soluzione? Il nostro Paese è così bravo ad adattarsi, piuttosto che a pensare al proprio futuro, che non ha un istituto di studi sul futuro, che invece c'è in Paesi, diciamo, molto vicini a noi, pensiamo alla Francia, pensiamo all'Inghilterra, pensiamo alla Danimarca, ma c'è anche in paesi che hanno fatto dell'idea di futuro il centro anche del proprio marketing, Dubai e altri paesi. Dubai eh, per anni ha e ancora usa il, lo slogan il, lo Stato del futuro che si declina in due modi, lo stato delle cose future, ma anche lo stato con la S maiuscola. Noi siamo il futuro. Tant'è vero che alcuni paesi hanno provato anche ad avere un ministro del futuro. Svezia, non ha funzionato un granché, ma insomma. E noi? Io ho fatto due volte il ministro, la seconda volta con il governo Draghi la prima volta con il governo Letta. E in, sec in questa seconda esperienza, eh, forse avendo oh, da sovrintendere ai sistemi di mobilità, alle infrastrutture, cioè qualcosa che tu costruisci e dopo aver fatto una, chiaramente un bel corso Zen sai che non vedrai mai realizzare certamente nel tuo mandato. Eh, deve essere in qualche modo il ministero più orientato al futuro che ci sia. Durante il governo Conte 2, invece, come portavoce dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile che riunisce oltre 300 organizzazioni della società italiana, provammo a far passare l'idea di un istituto di studi sul futuro, cioè la creazione di un centro di ricerca non particolarmente grande, ma eh, a servizio del governo, come in altri paesi che ho citato, per pensare al futuro e basta, non essere cioè presi dalla quotidianità. Non ci sono riuscito. Vi ricordate febbraio del 2020? Che è successo? Ce lo ricordiamo, scoppia la pandemia. Ai primi di marzo scrive un articolo dicendo: che bisogna che accanto alla struttura per gestire la crisi venga creato un luogo che pensi alla resilienza, cioè a cosa succede dopo la crisi. Nasce, forse lo ricorderete, il comitato COLAO, di cui anch'io ho fatto parte. E aveva il compito proprio di pensare a quello che sarebbe venuto dopo la pandemia. Al di là di quell'esperienza, il governo dell'epoca decise di non fare un istituto di studi sul futuro. Subito dopo mi trovo a fare il ministro, al governo Draghi, ci riprovo. Non ci sono riuscito. Benché il ministero dell'economia e delle finanze fosse pronto a metterci i fondi. Quanti? Inizialmente 5 milioni di euro che dava l'idea che questo istituto avrebbe dovuto essere il centro di una rete con l'Istituto Italiano di Tecnologia, l'Istituto eh, Superiore di Sanità e tanti altri istituti che in giro per l'Italia si occupano appunto di futuro ma che non fanno sistema finita l'esperienza, tornato appunto all'università in Asvis insieme a alcuni rettori tra, e anche a persone che si occupano di queste tematiche, abbiamo pensato: ma se lo facessimo noi? Un ecosistema futuro. L'obiettivo dunque non è fare semplicemente il festival del futuro o un istituto di studi sul futuro. È sbagliato pensarla così. Noi dobbiamo riuscire a portare il futuro al posto delle pesche nel dibattito pubblico italiano, con tutto il rispetto per le pesche, naturalmente. Vi ricordate la pesca? Abbiamo parlato per qualche giorno solo di pesche, per una pubblicità, e poi siamo passati ad altro. Come sapete, il nostro paese invecchia. Ottima notizia per tutti noi: il problema è che ha l'Alzheimer e quindi si dimentica di aver già trattato i problemi, perché non riesce a dare sistematicità. E infatti il futuro tipicamente ci prende di sorpresa. Accadono cose e noi magari in Italia siamo bravissimi ad adattarci a un futuro, ma non ci chiedete di scegliere un futuro, di immaginare un futuro. Questo progetto che stiamo portando avanti, con alcuni pezzi, prova a ribaltare una cultura dal 1500, non è proprio facilissimo e eh? non è una cosa che tra l'altro si fa in pochi giorni, ma come pensiamo di farlo? Ci servono dei pezzi. Il primo pezzo a cui avevamo pensato era appunto l'Istituto di Studi sul futuro. La Commissione europea, in risposta allo shock da... In realtà già prima, nel 2019, con la nuova Commissione europea, uno dei vicepresidenti della Commissione europea diventa responsabile del cosiddetto strategic foresight, cioè la previsione strategica, il prepararsi a tutto questo e crea anche una rete di ministri del futuro. Poi arriva l'Italia e dice, scusate, mi nominate qualcuno? Dice, ah, noi non ce l'abbiamo, ma non avete un istituto... No, non ce l'abbiamo per cui viene nominato il sottosegretario agli affari europei, che però si occupa delle negoziazioni continue. Quindi la Commissione europea, l'Unione europea questo salto l'ha fatto e dal 2020 c'è un rapporto annuale sullo Strategic Foresight. E tra l'altro recupera proprio nel primo rapporto del 2020 un'idea cruciale. Su come sarà il futuro, e cioè l'idea della resilienza. Scusate se intreccio questi discorsi anche con la mia esperienza personale, ma nel 2014, finito appunto la, il lavoro di ministro, diciamo così, eh, vengo chiamato appunto dal gabinetto del Presidente della Commissione dell'epoca per lavorare come consulente al Think Tank. Nel 2015 eh, organizzo una conferenza su resilienza e sostenibilità. Dopo la quale il capo di gabinetto mi fa dire: "Dite a Giovannini di smetterla di parlare di resilienza e sostenibilità perché la Commissione Europea non sposerà mai questa filosofia". Diciamo qualche anno dopo è finita 3 a 0 per il sottoscritto, ma perché una persona intelligente, brava, con grande capacità lavorativa rifiutava questa idea? Beh perché non possiamo dire alla gente che il futuro è pieno di shock. Ci ha pensato il futuro a insegnarcelo, diciamo così, ma la paura politica era quella di dire ah, ma come facciamo? a spiegare alle persone quello che avete sentito prima della pausa e che cioè ci dobbiamo preparare alla prossima pandemia perché non sappiamo da dove verrà ma sappiamo certamente che arriverà. E la stessa cosa vale per l'ambiente, la stessa cosa vale per l'economia, per la geopolitica. Bene, io smetto di lavorare appunto per il think tank del Presidente, iniziamo con il Joint Research Center della Commissione europea a lavorare sul tema della resilienza, scoppia la pandemia, il gabinetto di von der Leyen scopre tutto quello che abbiamo fatto e quindi sapete perché il PNRR si chiama così, il piano nazionale di ripresa e resilienza. Ma se tu pensi che il futuro non sia pieno di shock, la resilienza non ti serve. Capite? Perché è così importante avere un'idea di futuro? Magari sbagliata, magari non sarà quello il futuro, ma se non cominci a occuparti di futuro, come si dice, il futuro si occuperà di te. Dunque, come si fa a costruire un ecosistema futuro? Abbiamo immaginato quattro pilastri. Il primo è appunto un centro un istituto di studi sul futuro che mette in rete tutti coloro i quali si occupano di queste tematiche. Quindi non serve duplicare gli istituti esistenti, ma serve fare quello che altri paesi fanno, e cioè lavorare intorno al futuro o ai futuri mettendo a sistema le competenze che abbiamo. Quando scoppia appunto la pandemia viene costituito il Comitato Colau, noi riceviamo un documento da... France Strategie, che è appunto questo istituto che lavora per il primo ministro, in cui c'era scritto tutto, ma attenzione, non il piano pandemico, c'era scritto su come organizzarsi sul piano economico, l'educazione, nel caso in cui scoppiasse una pandemia. Pensare al futuro è un investimento straordinariamente importante, non solo per proteggerci dagli shock, ma per identificare le possibili opportunità. Il primo pilastro dunque è questo. Quindi riguarda solo la politica? No, ovviamente. Se andate a vedere Government in 2071, il rapporto per esempio che Dubai ha tirato fuori qualche anno fa, in cui il futuro viene scomposto in quinquenni, immaginando quindi cosa sarà nel 2071 tra cui viene previsto che i temi della resilienza e della vulnerabilità saranno una funzione fondamentale dello Stato, cosa che oggi non è considerata tale, e ti dice se arri vuoi arrivare nel 2071, beh non è che ci arrivi la sera prima, nei cinque anni prima devi fare questo, nei cinque anni ancora prima devi fare questo, e allora... Capisci che il futuro, appunto, non viene come la famosa battuta sulla befana, che viene di notte con le calze tutte rotte. No, non viene di notte, viene ogni giorno e ogni notte, naturalmente. Se tu sei in grado di immaginare come lo vuoi questo futuro e non solo subirne, visto che Francia o Spagna comanderanno. Ma accanto a questo istituto di ricerca, che deve servire per il settore privato, non solo per il settore pubblico, che deve servire per le persone, non solo per le istituzioni, serve altro. E serve in particolare che questo Paese discuta di futuro, come si sta facendo qui. Ma basta tre giorni in un anno. E allora immaginare un percorso in cui questi temi siano oggetto quotidiano dei mezzi di comunicazione, della radio, della televisione, internet, i social media, magari dedicandogli un po' più di tempo rispetto alle pesche o a quello che volete quotidianamente di cui sentiamo parlare. Come si fa a fare questo? Un altro dei pilastri che abbiamo immaginato, dei quattro pilastri che abbiamo immaginato, è l'idea di un museo del futuro. Se andate a Dubai c'è ora un museo del futuro che è stato lanciato nell'ultima Expo. Ma per i cinque anni precedenti, quando a Dubai era organizzata una specie di riunione tipo Davos, il World Economic Forum, nel deserto, Accanto al luogo della conferenza fu costruito un grande capannone in cui ci facevano vedere i trailer di quello che sarebbe stato. Un paio di esempi per capire di cosa sto parlando. Un bel cubetto che aveva tutte le proteine, le vitamine, eccetera, per una giornata mangiavi quel cubetto, io l'ho provato, devo dire, non mi ha proprio entusiasmato. Però mia moglie sogna, per esempio, ogni tanto una cosa del genere, invece di preparare eh, un bel cubetto, fine la trasmissione. E quella è la soluzione? Non lo sappiamo se quella è la soluzione, ma dietro a quella possibile soluzione c'era un sacco di ricerca. Un altro esempio? Già carta, il pagamento dei biglietti sugli autobus con le bottiglie di plastica. Quindi tu sali e invece di mettere i soldi e prendere il biglietto, metti dentro plastica per un ammontare, chiamiamolo così, sufficiente per il biglietto. Roma ci ha provato, non è stata particolarmente efficace come iniziativa, non so se altre città italiane hanno qualcosa del genere. Una cosa che mi colpì moltissimo fu un robot e con una veramente mimica umana straordinaria, tu gli parlavi, quello si girava, ti guardava, non diceva altro, ma vi parlo del 2018. Figuratevi oggi con l'intelligenza artificiale. Un altro esempio, un salone da barbiere con, un gran, con davanti un grande specchio e dietro lo specchio delle telecamere collegate a algoritmi di intelligenza artificiale per cercare di individuare, guardando la mimica facciale, ascoltando quello che la persona dice, tendenze suicide. Minority report. Beh, c'erano tre paesi che stavano sperimentando esattamente questo. Non so dove sono andati a finire, ma capite che se ci fosse un luogo in cui io potessi vedere tutto questo, beh, forse questo futuro, magari mi piace, però anche, o forse non mi piace, quindi, ma capisco che ci sono persone che quotidianamente lavorano per costruire quello che sarà. Ho parlato con vari sindaci per provare a creare in Italia il Museo dei Futuri, del Futuro. Non ci sono riuscito, avete capito che però sono un po' così testardo e quindi ho deciso di farlo da solo. Come? Dice, ma lei ha così tanti soldi che fa... No, lo facciamo in radio. Allora, mi spieghi bene. Già il Museo del Futuro è un ossimoro. In radio sembra una sciocchezza. A fine gennaio partirà su Radio 3 la trasmissione Il Museo dei Futuri, in cui verranno intervistate le persone che stanno lavorando alla poltrona del futuro, al palco del futuro, alla luce del futuro. Verranno intervistate, ma queste persone ci dovranno anche dare qualcosa di visibile, Uno, un disegno, un progetto, un filmato. Tutto questo verrà riversato su un sito che si chiamerà Il Museo dei Futuri, gestito da Asbis, in cui accanto al podcast si potranno vedere queste cose. L'accumulata di queste interviste e di queste cose diventa il Museo del Futuro beh, ma questa è una cosa virtuale, certo, non basta, per cui abbiamo stretto un rapporto con la rete italiana dei musei. Laddove qualche museo avrà iniziative rispetto al futuro diventerà una sorta di special exhibition di quel museo dei futuri e viceversa. Pensate se qui fuori ci fosse un capannone. Dove vedere l'anno prossimo questi oggetti? Staremmo copiando Dubai, eh? non stiamo facendo nulla di straordinario. Non credo che loro abbiano fatto seriamente una radio con un museo del futuro in radio. Ma questo per dirvi che il modo di porre il futuro al centro della discussione può essere fatto con tanti modi. Chiaramente bisogna fare la formazione alle imprese, alle amministrazioni pubbliche, alle persone su come lavorare con i futuri. L'Università di Trento ha tutto un filone di questo tipo e insegna dunque alle imprese come fare questo. Nella, nella, Scuola nazionale di pubblica amministrazione che forma i dirigenti pubblici, ormai da qualche anno abbiamo portato questa idea dello strategic foresight su come si fa a lavorare con i futuri. Ci sono metodologie per farlo. Allora capite che l'Istituto di Studi sul futuro, eventi come questo, Festival del futuro, la formazione la divulgazione messi a sistema, forse sono un modo per mettere il futuro al centro della nostra riflessione. E magari ci saranno altre idee. Ma perché non si fa tutto questo? Pensate un attimo alla vostra vita, a quello che conoscete. Facciamo orientamento al futuro nelle scuole? Su quali sono potenzialmente i lavori del, del futuro, per legge e dal 2013, settembre del 2013, dal Consiglio dei Ministri, in cui io imposi fin dalla terza media l'obbligo di fare orientamento, che si dovrebbe fare, adesso. Con il PNRR le università stanno cominciando a fare la formazione ai docenti delle scuole superiori per fare orientamento, ma ormai tu la scelta della scuola superiore l'hai fatta, quindi dovresti tornare indietro appunto alla terza media. Nelle università stanno cominciando a nascere centri di foresight strategico sulle materie da insegnare nell'università, quindi applicata a se stessa. Politecnico di Milano, Politecnico di Torino, fa dei brainstorming e delle ricerche a un centro per immaginare cosa bisognerà insegnare tra cinque anni, cosa bisognerà insegnare tra dieci anni, questo può diventare un patrimonio comune dell'Università italiana, non solo dei centri di eccellenza. Il PNRR ha creato cinque centri di ricerca sulla biodiversità, sull'agritech, eccetera, eccetera. Un grande investimento con un potenziale di non solo capacità del nostro Paese di fare ricerca, ma di metterla in connessione, infatti con il CNRR, saranno alimentatori del Museo dei Futuri e di altri aspetti di cui vi ho brevemente parlato. Il limite è il cielo, diceva una pubblicità di una compagnia aerea, no? Forse non solo. Perché? Perché il tema di andare oltre il cielo, ma addirittura di immaginare appunto stazioni spaziali orbitali è all'ordine del giorno. In un mondo che non è sostenibile sul piano ambientale, sul piano sociale, sul piano economico e anche sul piano istituzionale. E dunque abbiamo un disperato bisogno di immaginare come lo vogliamo il futuro, perché così, se non cambiamo niente, non l'avremo. Ecco perché tutto questo si sposa con il lavoro dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, della rete delle università per lo sviluppo sostenibile, tutte le cose che abbiamo fatto in questi anni per attuare in Italia l'Agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile e i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile, che provengono da una dichiarazione della conferenza del 2012 a Rio de Janeiro che si chiamava The Future We Want il futuro che vogliamo, ma se non ce lo diciamo come lo vogliamo, qual è la probabilità che accada? Certo, tutto questo può sembrare una disperata utopia, lo so benissimo, perché in realtà di fronte all'insostenibilità del mondo, del nostro modello di sviluppo, ci sono solo quattro opzioni e voi dovete scegliere. Qual è l'opzione che scegliete? Business as usual. Ma di che sta parlando? Siamo al livello più alto dell'educazione, del reddito, della salute, del mondo. Sì, abbiamo un po' di problemi, ma insomma, il modello funziona, andiamo avanti e piantatela di piagnucolare. Non sto inventando, eh? Questa è la posizione di molti. Dal negazionismo climatico a quello dei vaccini, eccetera, eccetera. Seconda opzione, la idea di eh, farsi, se possibile dal punto di vista economico, un bel bunker in Nuova Zelanda, come stanno facendo i ricchi della Silicon Valley, perché loro lo sanno che prima o poi non potranno vivere dove vivono perché la gente si arrabbierà e li cercherà coi forconi. Quindi si stanno costruendo i bunker in Nuova Zelanda. Qualcuno pensa anche di invece trasferirsi sulle stazioni orbitali che Elon Musk sta immaginando per i ricchi del futuro. Avete presente il film Wall-E, quel robottino che ancora sulla Terra cerca di sistemare i rifiuti mentre invece la popolazione mondiale è su un'astronave? terza alternativa, la retrotopia. Come la chiama Bauman. Nel libro Retrotopia Bauman ci ricorda che noi umani abbiamo fatto grandi salti nella nostra storia. Abbiamo lasciato le caverne, siamo diventati agricoltori e poi abbiamo fatto le città e poi abbiamo fatto gli stati e poi gli stati sovranazionali. A ogni passaggio, dice Bauman Abbiamo allargato il concetto di noi e abbiamo ristretto quello di loro. Con la globalizzazione, con la crisi climatica, abbiamo capito che siamo tutti sulla stessa barca, come dice il Papa, tutto interconnesso, tutti siamo connessi e dice Bauman. Molte persone non hanno la capacità di capire tutto questo anche perché i salti precedenti li abbiamo fatti in centinaia di anni, questi in trent'anni e acceleriamo sempre di più. Quindi fammi tornare al mondo quando non c'era la Cina, non c'erano gli immigrati, non c'era l'euro, scegliete voi. Come se quello fosse l'età dell'oro e quindi ricostruiamo un impero. Un Reich, quello che volete, cioè la retrotopia, l'utopia di tornare indietro. La quarta soluzione è quella di credere ancora in un'utopia, un'utopia sostenibile, ed è per questo che chiunque voglia imbarcarsi insieme per mettere il futuro, un futuro equo e sostenibile, al centro delle idee del nostro Paese è benvenuto per creare questo ecosistema futuro. Grazie.